Elisa Isoardi, oggi alla prova del cuoco, ha fatto imbarazzare tutti. A un certo punto ha messo le mani nella camicetta rosa accendendo le fantasie degli uomini in studio. Elisa Isoardi oggi, in studio, ha fatto arrossire tutti. A un certo punto, infatti, la conduttrice ha messo le mani nella camicetta rosa. È una bella donna lei e basta poco perché gli animi si scaldino. Punto Elisa Isoardi, imbarazzante. L'ex compagna di Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha lasciato tutti senza parole. Lei è sempre seria e composta nella sua prova del cuoco. In genere, evita di vestirsi in maniera provocante per non dare troppo nell'occhio, e per non sentirsi fuori luogo. La bella Isoardi, infatti, sa bene che è un programma, il suo, familiare. Sarebbe davvero assurdo e inappropriato presentarsi in studio con vestitini scollati e succinti. Ciò nonostante, la sua bellezza risulta sempre predominante. Le gaffe della camicetta. A un certo punto, durante la puntata di stamattina, la conduttrice ha avuto problemi con il microfono, ed è per questo che ha messo le mani nella sua camicetta, per provare a rimettere al posto lo strumento. Ma ad un certo punto ha avvertito un fastidio, ed è per questo che ha cominciato a rovistare nel reggino, e ha tirato fuori qualcosa di assolutamente strano. Una graffetta, di quelle che si usano per raccogliere i fogli. La stessa conduttrice non ha saputo spiegare il perché di quello oggetto nel suo seno. Insomma, a volte si fanno ritrovamenti assurdi. I reggiseni delle donne possono sembrare sorprese inimmaginabili. Elisa ha subito tergiversato per evitare di cadere troppo nel volgare. Come sempre Elisa ha dimostrato di avere a cuore la reputazione del programma. Anche davanti ad episodi come quello che abbiamo spiegato, è riuscita ad evitare trascitudini. Sicuramente da oggi farà più attenzione alla sua biancheria.